Ok, benvenuti in un nuovo video di critica alla community. Lo so che è da un po' di tempo che non vedevate questo tipo di video qui sul canale, anche perché non ne abbiamo fatto più da... Zero. Non mi ricordo neanche qual era l'ultimo. La buona anima di Gui. Saluti. E niente, siamo qui per criticare i vostri ritratti, per dare un commento a quelli che ci avete mandato. Abbiamo scelto i ritratti perché io sono Nel Rodriguez e faccio maggiormente ritratti. Lui è Emanuele Di Mare, anche lui fa maggiormente ritratti. E quindi è un po' la nostra nicchia, ok? Quindi cominciamo dal primo che ce l'ha mandato Cropia. Adesso metterò i nomi qua sotto. Se trovo Instagram li metto anche quelli, se no niente. E partiamo. Sempre... Facciamo sempre con i numeri? Sempre con i numeri. Quindi daremo una valutazione da 1 a 5. 1 è uno snapshot, quindi è una foto abbastanza base. Il 5 è tipo una foto spettacolare, ok? E niente, partiamo. Questa al 3, tipo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, comincia tu. Ok, io allora ho dato 3 fondamentalmente perché non mi fanno impazzire vari elementi di questo scatto, però secondo me la color lo salva in parte. Perché vabbè, la posa è una posa molto semplice, molto standard. Non sono un grandissimo fan delle pose così dall'alto verso il basso, e soprattutto anche con le braccia aperte così, perché fanno le spalle veramente molto grosse. Però va bene, alla fine può piacere, quindi posso farmela andare bene. Ci sono due elementi che però mi urtano particolarmente, e che sono il taglio della foto, dove secondo me non c'è praticamente aria né sopra né sotto, e di conseguenza la foto risulta troppo piena di elementi che però effettivamente non servono, perché le gambe qua sotto tagliate così a metà potevano tranquillamente non esserci, anzi probabilmente se non ci fossero state avrebbero reso anche la foto più interessante, quindi più come ritratto magari mezzo busto quasi. E secondo me era una mossa molto intelligente. La seconda, che per me è un errore enorme, la mano tagliata più a destra. Ok, sì, in altre foto sarebbe, cioè in altre foto non noteresti di meno, ma in questa qui per la composizione che c'è, esatto, per il fatto che ha tagliato proprio giusto giusto, poteva includere, esatto, la mano. Cioè, mi sembra tanto che comunque chi ha fatto questo scatto abbia ragionato del devo far entrare tutta la ragazza dentro la foto, il più possibile della ragazza, e di conseguenza abbia completamente dimenticato il fatto che una foto, un ritratto deve essere, a meno che non sia un close up, deve essere comunque un minimo arioso, deve avere comunque dello spazio intorno, non può essere... Sì, anche se un po' sopra la testa, un po' vicino alle mani. Sarebbe secondo me un problema per le gambe, però se alzi forse hai tipo mezzo busto. C'è da dire che se avesse preso intera anche completamente le gambe sarebbe venuto completamente un altro scatto. Sì, infatti, sarebbe tutto diverso. Per questo dicevo appunto, per fare uno scatto del genere magari aveva più senso avvicinarsi ulteriormente, concentrarsi di più sul viso, ok? Quindi soltanto nella parte alta del corpo si evitavano tutti questi problemi, perché li completamente venivano bypassati, probabilmente la foto finale era composta molto meglio. Poi vabbè, non mi esprimo più tanto sull'espressione della ragazza, perché comunque vedendo la foto suppongo che non sia una modella, comunque non faccia questo per lavoro, sia probabilmente un amico, una ragazza, una conoscente, e l'espressione mi sembra un po' spenta, ok? Mi dà molto questa idea qui. Poi non so, magari era nell'intento del fotografo quello di, o della fotografa di avere un mood del genere, quindi uno sguardo del genere. A me non fa impazzire personalmente, mi sembra più uno sguardo spento di una persona che comunque non è abituata a posare, ecco. Allora, a me piace la color, mi piace la post-produzione sulla foto, mi piace davvero molto. E anche a me non piace la mano tagliata, non mi piace la posizione delle gambe, perché essendo un vestito di questo tipo qui, quello che c'è sotto il vestito... fa fatica a far vedere la propria forma, quindi quando tu hai le gambe messe in un certo modo, secondo me la rendono sia un po' più tozza di quello che è, ma sia difficile da capire come sono messe le gambe, e la rende anche più corta, sì, a livello, perché tu non capisci come sono messe le gambe, quindi diventa sì, un... sembra che le gambe siano tipo lunghe così, esatto, quindi lei sembra molto corta per...
per l'angolo. Ma è la prospettiva, in questa prospettiva il corpo viene comunque viene visto quasi imbuto, di conseguenza la parte bassa del corpo risulterà sempre molto piccola. Esatto. Per questo che dicevo prima. Sì, di quindi nonna. Secondo me o tenere tipo una posa delle gambe tipo accavallate, ma qualcosa che comunque le facesse uscire dal frame con qualche linea e non tipo che le chiudesse così in modo tozzo, perché se lo vedi o non sai se hai le gambe che continuano in qua oppure ha le gambe che vanno vicino al tronco ed è messa così. Sì, penso siano accavallate le gambe, penso. Cioè mi sembra che una gamba sia stesa e l'altra accavallata sull'altra, questa stesa e questa accavallata. Magari mi sbaglio, effettivamente non si capisce. E l'espressione non mi piace più di tanto, però ho dato 2 perché secondo me un po' più di lavoro sia su questa scena, ma avrei sicuramente uno scatto prima o dopo che sarà molto meglio di questo, togliendo forse l'altro che avevi mandato, adesso non lo so, sempre stesso punto di vista tutto quanto, in cui magari la foto era meglio, quindi è per me è un 2, io non la metterei in portfolio, ma magari con un po' più di lavoro ci starebbe, ecco. Quindi passiamo alla prossima foto di Emma Fallons. Un ritratto, vento, che poi tra l'altro ne hai mandate 2 dello stesso momento e io ho scelto questa qui e ti ho graziato un po', perché diciamo che le altre persone hanno mandato uno scatto per scena e quindi se abbiamo 3 foto... sì, uno scelto poi scena che preferisce. Poi è il nostro gusto, quindi è ovvio che prende un punto di più. Se avessi scelto l'altra sarebbe stato diverso, quindi... Questa è la premessa di questo scatto qua. Ok? Vai. 1, 2, 3. Sono troppo buono. Sei troppo buono oggi. No. In realtà per me la foto non è male. Forse avrei fatto solo un passo indietro in modo tale che si vedessero tutti i capelli. Mm-hmm. Perché questo taglietto qui proprio a tanto così dalla fine dei capelli era tranquillamente evitabile. Un passo indietro la foto veniva uguale comunque. Secondo me non è male. Diciamo che vedendo il mood della foto mi trovo un po' in disaccordo sul make up della modella, che si vede che è molto truccata, il rossetto, che secondo me non ci sta. Mm-hmm. Perché secondo me... Ma ti dico, secondo me fa un bel... Non lo so. Forse contrasto col verdino. Le vedo sempre bene con ragazze molto naturali. Mm-hmm. Ok. Però è una cosa mia, per cui non è una verità assoluta, quindi è un gusto personale mio. Poi io non sono amante, come sai bene, di trucco, make up, cose pesanti, per cui io appena vedo un rossetto vorrei uccidermi, per cui... Toglielo subito. Però è una cosa su cui si può andare sopra, effettivamente. La color non è male, la color è fatta bene anche della pelle. Secondo me l'unico difetto, vabbè, lasciando perdere il fatto che sia quadrata, ma suppongo perché l'avesse poi caricata su Instagram. Ecco, quello è il punto della foto, che cioè qua non è Instagram, quindi se c'hai la foto completa la mandi completa, giusto? E il riquadro quadrato così vicino mi fa capire del tipo che la composizione non era bella né in verticale né in orizzontale, e allora l'ho tagliata quadrata. Io qua non so se è un errore di composizione, quindi questo capello tagliato, nel caso fosse una foto orizzontale e magari avrei detto ok, ci sono tutti i capelli, però da entrambi i lati non c'è niente, la foto è vuota. Uh-huh. Quindi non riesco, cioè non mi piace così questo problema qua che c'ha dei capelli che non ci sono interamente, però non riesco neanche a capire se nella foto originale uscita dalla camera questo problema non fosse sorpassato da un altro problema, ovvero la scena completamente vuota. Anch'io ho questa sensazione che sia un crop molto, forse anche molto spinto, di quella che è una foto dove quella parte era interessante ma l'altra parte che c'era attorno no, quindi un problema di composizione nel caso fosse orizzontale, come ha detto Manu, tipo che fosse vuota ai lati e quindi né metterla ai terzi né averla solo centrale avrebbe risolto tanto, ma anche in verticale, quindi un problema di posa, perché viene evitato qui tutta la zona che sono braccia, busto e tutto quanto, quindi molto bello il viso come è venuto in quel momento lì, ma evito tutto il resto perché non è venuto bene. Non è interessante, sì. Ovviamente sono supposizioni da quello che capiamo dalla foto, quindi può essere vero, può non essere vero. In realtà ci sarebbe da dire una cosa, non ci sono supposizioni, se il resto fosse interessante potrei dire una foto con un mood del genere, con un background interessante, perché devi andare a tagliare?
Esatto. Anzi, solitamente, almeno io una volta avevo fatto una foto simile quando eravamo andati in montagna a Scandiano. E siccome c'era un bel paesaggio, io ho fatto una foto che più o meno era molto simile. I capelli andavano nello stesso modo, ci assomigliava tanto, però io avevo incluso tutto il background e l'ho fatta perché il background era figo. Mm-hmm. Così da avvicinata probabilmente non l'avrei mai fatta. Parere anche questo mio, se c'era uno sfondo figo, uno sfondo interessante, non vedo perché tagliarlo, anzi è giusto utilizzarlo per dare valore alla foto. Ok, quindi 2 e 3. Passiamo alla prossima foto. Ok, foto di Gabriele Guerra. Ok, abbiamo scelto questa tra le tre foto che aveva mandato perché meritava. Sì. Secondo entrambi meritava, quindi adesso vediamo dal punteggio, però sono indeciso sul punteggio. Io sono abbastanza sicuro. Sarai più buono anche tu questa volta. Vai, 1, 2, 3, 4. A me la foto piace. Anche a me. Secondo me il mood complessivo merita. È composta bene, anche perché non poteva fare altrimenti, faccia centrata. Una composta bene, la scelta della ragazza, cioè, mi sembra abbastanza azzeccata perché comunque è una bella ragazza. E qua con lo stesso tono che dicevi prima c'è il rossetto che non è presente, che è un po' più muted, un po' più pastello, un po' più sì, desaturato. È una cosa comunque non invasiva, cioè non è che ti salta esatto. All'occhio. Però lei è molto truccata. Lei è molto truccata, poi secondo me ci da aggiungerci anche comunque tutta la lavorazione della pelle che ha fatto anche la sua parte, ha fatto, però è... Sta bene col mood della foto, anche con la color, questa color un po' verdina, un po', come dico io, smorta. E secondo me nel complessivo sta bene. Mi piace anche la scelta della ragazza che ha una pelle molto chiara, bionda, con un vestito bianco, perché la rende molto, rende tutto molto armonioso come colore. Beh. Quindi per me la foto merita, la foto è venuta bene, poi mi sembra anche editata bene a livello di pelle, nitidezza e tutto quello che ti pare. Per cui io grossi problemi non ne noto. Non capisco bene cosa sia, ecco, quell'elemento là dietro. Sembra una casa in miniatura se la guardo tipo... Esatto. No, non lo so. Non capisco bene il background. La cassetta. Magari vedendo anche le altre, che sicuramente ce ne saranno anche altre di questo set, uno si riesce un attimo a rendere conto, magari era in una location particolare, cercata e voluta, e da questo qua noi non lo stiamo capendo. Magari invece se è un elemento totalmente a caso, magari... Ah no, è una di quelle casse dove metti le bottiglie dentro, forse. Non lo so, non riesco a capire. Io non so che casse tengo per le bottiglie, ma non penso lo sia. E questo qua è un bancale sicuramente. Infatti probabilmente era qualche posto abbandonato o qualcosa del genere. Cavolo. Secondo me l'unico elemento che a me fa un po' storcere il naso è questo coso qua dietro che non ho capito che cos'è. Per il resto a me la foto piace. Allora anche a me piace molto la foto, però allora il problema della posa, questa posa in verticale, sono i gomiti. Ma a me non dà noia. A me non, cioè di solito no, perché cioè, ogni volta che hai la che devi fare una foto verticale con la modella con un attimo i gomiti fuori, tu lo sai che dovrai tagliarli, perché o la includi e quindi hai tutto o non riesci a fare un mezzo busto, quindi devi andare in una posa alternativa. Quindi qua mi piace, ma non so se mi piace il fatto di avere solo le mani che entrano nel frame. La cosa che in verità a me, secondo me, qua è la mossa vincente, secondo me, per cui sta bene, è che non si vedono le maniche. Ah. E quindi non ho quella sensazione di interruzione del braccio. Ok. Perché se io mi mettessi così e taglio qua, si vede la manica qua, il niente, la manica qua e si vede. Ok. Ma io così potrei, lui potrebbe tranquillamente dire, non è così ovvio che sono le mani della ragazza, però potrebbe dire sono due mani di qualcun altro. Di un'altra persona. E a me non dà problemi questa cosa qui. E secondo me è stata questa qua la cosa che la fa andare bene. Forse ecco l'unica cosa che dire della posa è che è molto accademica. Certo. È proprio è una posa molto classica, standard, semplice. E a me, anche se piace la lavorazione, la nitidezza e tutto quanto, la color secondo me è lì. Nel senso, almeno io qua la vedo un po' troppo verde per darle 4. 3 sicuro perché è una bellissima foto, ma secondo me perdi sia un po' tanto lo skin tone
e quindi magari anche un pelino di contrasto, come hai anche tu nelle tue foto, tra il verde che ok entra in alcune parti, ma la pelle che comunque mantiene un attimo il suo colore vero. Mi piace il contrasto tra il verde e il giallo, ma la pelle in certi punti la vedo, secondo me, un po' troppo verdina. Questo è il mio gusto personale per quanto riguarda queste tonalità verdi, fin dove stanno bene a invadere lo skin tone, a invadere gli altri colori, oppure no. Quindi per me è un 3, ho totalmente da portfolio e secondo me qualche altro scatto che hai fatto in questo posto magari è anche da 4. Passiamo alla prossima. Martino Allais. Ok? E andiamo col voto. Andiamo col voto. Niente da fare, sono... è perché è il mio video, allora sono più... Bam. Sì, esatto, forse veramente oggi sono troppo buono, perché dopo vado anche a fare qualche po' di opera di beneficenza. Sì, io ho dato un 2, effettivamente è un po' di manica larga il mio 2, perché effettivamente di questa foto... Vabbè, la color sembra quasi che non ci sia, cioè è proprio una cosa leggermente abbozzata... Sì. Cioè lo vedi perché sia che tutto tiene il suo colore originale. Sì, ma sì, la prima cosa, però la pelle la vedi che è un pochino spostata verso qualcosa, tipo un po' più rosata, un po' più giallastra. Quindi si vede che qualcuno, cioè che ci ha provato, cioè ci ha fatto un minimo di però la posa per me è da bocciare totalmente, perché dà la sensazione che stia uscendo dalla lavatrice. Vero, anche a me. Soprattutto perché c'ha la spalla molto vicino e la mano dentro, quindi tipo... No, ma è la mano dentro che fa tutto, perché la mano dentro con la sua posa, che è una posa che va in avanti, dà questa sensazione qua. E di conseguenza, secondo me, è molto brutto. Poi l'outfit non mi fa impazzire, perché... sembra molto una di quelle foto che mira a copiare un po' quello stile un po' americano, un po' così. A me non fa impazzire l'outfit, perché ok, manette della Levi's super standard, gli occhiali secondo me non stanno bene perché hanno un colore completamente a caso, la bandana in testa non mi piace. Infatti ci sono troppi colori, cioè già il rosso e il nero ci sta, perché abbiamo il bianco, colori, la ragazza che ha dei capelli di un colore particolare, esatto. Gli occhiali blu, il rosso della scritta Levi's, i jeans e il grigio della maglia, dietro è tutto bianco, rosso e nero, tasto verde, la scritta gialla, esatto. Secondo me ci sono veramente troppi colori, che a me personalmente la foto non piace. Poi vogliamo parlare anche della composizione, anche qui è praticamente tutta la ragazza la foto, se non c'è spazio, sì, sopra, il taglio sotto può anche andare bene, sì, anche l'uso della quinta magari qua. No, l'uso della quinta è buono, ci sta. Nel senso, anzi, è una mossa furba quando magari si vuole andare a scattare in un ambiente del genere. Esatto, esatto. Diciamo che ecco, magari l'avrei fatta un pochino più lontano per contestualizzare meglio, così sembra veramente una ragazza che sta uscendo dalla lavatrice, da un buco con un oblò. Allora, io ho dato uno anche perché secondo me, allora, mio gusto personale, scelta della ragazza e scelta della location per il mood finale di questo tipo di foto sono completamente sbagliati. In realtà ci sarebbe una cosa da dire su questo tipo di foto nelle lavanderie, che non si possono fare in tutte le lavanderie. Esatto. Perché io l'ho fatta una volta e ho fatto tanta attenzione a sceglierne una di lavanderia in cui non c'erano tante scritte, e comunque quelle poche che c'erano erano perennemente in mezzo alle palle, detta come va detta. Io personalmente un posto del genere che sembra apparentemente abbastanza anonimo, perché è tutto bianco, non ci sono colori fighi, non mi sembra una location figa vista così, e con tutte queste scritte, per quanto mi riguarda, da bocciare a priori. Poi che piaccia o non piaccia lo stile è un altro discorso, perché sono gusti. Secondo me però, anche come hai detto tu, la scelta della location lascia abbastanza a desiderare, cioè sembra molto ok, io vicino a casa c'ho questo, andiamo lì. Esatto. Per me comunque, come dicevo prima, la scelta della ragazza con la scelta del mood e della location non ci sta. Quindi una ragazza con il septum, con gli occhiali di un certo tipo, con i capelli colorati, con... cioè l'unica cosa che ci sta è il fatto che abbia dei jeans e che abbia la maglietta Levi's e che sia in una lavanderia. Quella rende il mood. Il problema è che è una cosa
standard, cioè praticamente fare queste foto è la base. Esatto, e quindi quando io vedo un tipo di foto come questo, io penso a una ragazza più semplice, una ragazza non con tutti i gingheri, non con la bandana, non con il braccialettone, non con gli anelli, non con gli occhiali tipo John Lennon, non con il septum, cioè una ragazza un po' più semplice, un po' più adatta a questo tipo di shooting situazione. Ah, questa come? Dio caro. Vabbè, la teniamo questa perché, vabbè. Bingo, eh. L'ultima foto è di Valeria Giuzio, penso. Sì. Allora, ho scelto io personalmente questa foto qua perché in anteprima mi sembrava una foto bellissima. Però diamo il voto. Io ho dato 3 perché mi sono reso conto che quella di prima ho dato 2. E non puoi metterle sullo stesso. No, più che altro perché questa, allora, l'idea mi piace molto. Anche a me. L'idea è figa e non c'è nulla da discutere. Tecnicamente mi sembra realizzata molto bene, mi sembra realizzata perché è bella, nitida. Ecco, questo è il mio problema, che è fin troppo nitida, è fin troppo contrastata. Sì, comunque è una foto da studio questa, Mel, per cui... ma per come ce l'ha mandata sembra fatta con Penta. No, io non la vedo. Non la vedi così? Tipo il nero troppo nero? È nero. Cioè io la vedo come se avessi alzato i contrasti così tanto... Forse, guarda, l'unico punto dove si nota qualcosa di fastidioso è questa zona qui. Esatto, la zona dove diventa appunto tutto nero, anche. In anteprima mi piaceva un botto, l'idea... In anteprima anche io quando l'ho vista effettivamente ho detto, cazzo, sembra veramente figa quella foto. Per me in questa foto quello che gli fa perdere tipo tutto è una cosa. Questo penso sia il braccio. Sì, questo braccio qua sotto. Perché è totalmente inutile ai fini della foto. È un elemento che lì sotto disturba, fa perdere la circolarità del viso, perché praticamente il viso è tutto dentro, tranne quel pezzo lì perché c'è questo braccio che non si capisce a cosa serva lì. Ti dico, non mi dispiaceva così tanto. Non lo so, a me no, perché non... Anche perché forse avresti avuto il viso su uno sfondo nero. Secondo me, non lo se so. Questa fosse stata un semplice ritratto da studio, semplice per modo di dire, perché è stata utilizzata questa rete per fare questo effetto, tutto quanto, avrebbe reso molto di più che con questo braccio, perché secondo me un braccio in un ritratto del genere non ha senso. Stai facendo un close up del viso, ci inserisci un braccio, allora facevi una foto a mezzo busto o comunque qualcosa di più lontano, sì. Capito? Per questo, per come è tagliata anche a filo viso. Esatto, cioè non capisco neanche quale sia la posa, perché mi sembra quasi una cosa del genere. Non riesco a capire qual è la posa di quel braccio lì. No, a me è l'unica cosa che dà veramente tanto fastidio, che la fa diventare da un possibile 4 a un 2, è il fatto che non c'è, come si dice, dynamic range. Dynamic range. Cioè, non, i neri sono neri e i bianchi sono bianchi. E so che chi fa bianco e nero dice i neri devono essere neri, i bianchi devono essere bianchi, e va bene così. Ma secondo me tutto quello che sono i grigi nel mezzo, che danno tridimensionalità, che proprio compongono la foto e la fanno diventare qualcosa di più immersiva, qua mancano. Cioè la parte dove è truccata nell'occhio è nero, la parte in cui parte la rete è nera. Cioè sembra che quando alzi così tanti contrasti che i valori di grigio, quelli che aiutano a dare la tridimensionalità della rete, quel che è, spariscono. Infatti anche le ombre sotto vanno a perdersi. Magari quelle erano brutte, non lo so, ed era più bello così. Però lì si tratta dello schema di luce che hai usato e quindi lì non lo so. Però questo, il fatto che manchi questa dinamica nei neri, mi la fa diventare da un possibile 4, avrei dato 4 vedendo davanti prima, a un 2. Ovvero, bellissima idea, ma da lavorare. Queste sono le foto, penso che abbiamo finito. Sì. Sì, abbiamo finito. Non sono finite qui le foto, calmatevi.
Ci saranno altre foto sul canale di Emanuele, quindi ci sarà il video lì, perché continueremo a dare i pareri su altre 5 o 6 foto che abbiamo scelto vostre sul suo canale. Quindi in descrizione trovate il canale di Emanuele, iscrivetevi sia al mio sia al suo per vedere altri video. Se vi piace questa tipologia di video, lasciate un mi piace o magari scrivetelo nei commenti. Se abbiamo detto qualche cazzata, se la pensate diversamente, fatecelo sapere giù nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, bella!